Ciao ragazzi, è stato difficile. Siamo entrati in un'azienda farmaceutica abbandonata. L'ingresso è stato veramente difficile, siamo già provati ancora prima di entrare. Soprattutto E io. adesso speriamo di non avere problemi e iniziamo l'esplorazione. Lo so che lo dico ogni volta, ma in questo posto c'è qualcosa che è inquietante, che non mi tranquillizza. Sembrava più piccolo da fuori. Ogni rumore che sento salto su. Sembra molto abbandonata, eh. Si entra da lì allora. Che là c'è una macchina abbandonata. Mamma, cosa c'è qua? È umido. Sì. Questa roba quarta. Ok ragazzi, siamo entrati in questo magazzino che sta all'esterno dell'azienda, che è veramente veramente pieno di roba. Ci sono un sacco di scatole piene piene di flaconi di vetro, che non sappiamo cosa siano, ma questo magazzino è veramente pieno pieno di roba abbandonata. Che cazzo è sta roba? Acido, magnesio, fosforo e vitamina B12. Eh sì. È pieno di questi flaconi. Tra l'altro ci stiamo accorgendo che questi contenitori di vetro sono pieni di farmaci, sembra. E per ora sembrano tutti tipo integratori alimentari. Avete presente le vitamine B12, tipo il B-Total, quelli che prendo anch'io. Cioè, ti hai visto che storia? Questo è tipo una siringa a pressione. Che schifo. Ah, ce ne sono altri. Ma che cavolo servivano se lo vedo qua? Secondo me gli animali. Ma per gli animali, dici? Guarda, sembra un porcellino. Sì, per gli animali. Ah, per i maiali. Se vado indietro con lo Street View su Google Maps, questo posto fino al tipo 2011 era attivo. Cioè si vedeva che c'erano i cancelli tenuti bene, le macchine fuori. Mi sono messo la maschera perché c'è veramente troppa muffa qua dentro. Ma questo è un forno a microonde? Sì. Ah, un forno per le provette, quelle cose lì, i frigoriferi. Questo c'è anche il termometro tipo anni 60. Secondo te cos'era sto coso, Letta, comunque? Forse per chiudere le... Ah, sai che cosa? Per mettere sti tappi, secondo me. Scusa? I tappi qua, quelli là rapie. Ci avete capito? Per mettere questi tappi, mettevano la boccetta qua sotto, la pressavano e chiudevano questo il tappo. Questo lo dico io, ragazzi, comunque lo dico io. Non so se è vero, raga, magari è una stronzata.
ragazzi, adesso ci avventuriamo a vedere cosa c'è qua sotto. Sembra una sorta di ufficio comunque. Di Vittoria non si dice vagina in pubblico. Guarda, questo posto è pieno di macchinari stranissimi, cioè tipo cos'è sta roba secondo voi? Perché effettivamente quei ganci là sopra sono veramente inquietanti. Ci sembra che ci appendevano qualcosa sopra questo macchinario alieno. I corpi. I corpi, appunto. Nella mia fantasia, i corpi. Ragazzi, non so se sentite, ma in questa stanza piove dentro e nel silenzio è veramente una cosa assurda sentire questi rumori di pioggia. Saliamo? Sì, saliamo. C'è una macchina abbandonata? Sì, però. Beh, vecchiotta, eh? Ragazzi, mentre salivamo le scale abbiamo visto che c'è una macchina abbandonata qua, vicino, nell'altro capannone. Dopo andiamo a vederla. Sembra mediamente vecchia, tipo anni 80, qualcosa del genere. Mamma, che bello! Tutta la vegetazione è salita? Fa molto urbex. Mamma mia! Lo provo a fotocamera. Qui staremo altre due ore. Ok, adesso cercheremo di raggiungere la macchina che abbiamo visto prima e che sta in questo capannone qua di fianco. Vedi che ce l'hai fatta. Sì, beh, ma questo era semplice. Allora, abbiamo trovato questa macchina parcheggiata qui. Tra l'altro è assurdo perché non capiamo come c'è arrivata. Tutti gli ingressi sono bloccati. Noi siamo entrati passando da un buchino. E questa macchina non sappiamo come c'è arrivata qui. Fatto sta che deve essere qui da un po' di anni. Quindi magari una volta la situazione era differente e c'erano altre creature che... Beh, aveva il cambio automatico questa macchina. Cioè non c'era la mia che è quasi nuova. Ce l'ho fatti, l'ho fatti pulsante. Sì, certo, questo sedile in pelle bianca. Mi sa che costava sta macchina una volta. GoPro fotocamera. C'era solamente il simbolo del leone sul volante, è sinonimo di costoso. Ragazzi, pensate che noi abbiamo visitato solamente... Non ha una mancia. E cos'è che ha? È una Mercedes. Ah, veramente? Sembrava una lancia, sembrava. Comunque, ragazzi, pensate che noi stiamo visitando questi capannoni, ma abbiamo ancora tutto quel complesso qua dietro da esplorare. Cioè, questa esplorazione sarà veramente, veramente infinita.
Abbiamo appena scoperto che la macchina qua è una Jaguar. Abbiamo. Sembrava una Lancia all'inizio. Letta ha scoperto che è una Jaguar. È veramente, veramente bella. Cioè, adesso è distrutta, ma una volta quando era nuova doveva essere veramente una bella macchina. Cioè, ancora adesso conserva dei tratti veramente tenuti bene nonostante sia stata vandalizzata. Siamo dentro una stanza che sembra essere stato un postiglio, è piena di roba arrugginita. Purtroppo ci piove dentro e non posso in questo posto. Che cavolo è sta roba? Cioè qua dentro ci sono alcuni attrezzi macchinari che ho visto solamente nei film di fantascienza anni 60, cioè quelli vecchi vecchi. Ragazzi, se qualcuno che ci guarda sa che questa roba è pagato di dircelo, perché siamo veramente curiosi di capire. È un macina caffè, butti 20 chicchi e c'è il caffè. Guarda, forse è qualcosa che c'entra. E cos'è che è? Un bullone? Non so cos'è questa roba. Sembrano dei pistoncini, non so cosa sono. Oh, anche te adesso fai schifo come me che tocchi tutto. Ok, ci posso fare così? No, infatti, ma io lo facevo anche prima. Cavolo era sta roba? Ah, sono pezzi di siringa.